importante perché abbiamo un seminario importante dal titolo Campania Felix. Si sente bene o c'è rimbombo? Ok. Campania Felix, la nostra terra, amata e maltrattata, proteggiamola. Io per questo seminario sono davvero onorata di avere dei relatori, degli interventi di gran pregio e sono lieta per tutta la comunità scolastica che rappresento, per gli alunni in prima persona, per i docenti, per i genitori, le famiglie, per il nostro personale ATA, perché questo incontro sicuramente arricchirà tutti. E quindi io saluto e ringrazio davvero di cuore i relatori, e innanzitutto in ordine diciamo di scaletta, ma so che ci sarà una variazione, ma insomma in ordine di scaletta ringrazio e saluto il dottor Gabriele Nunziata, magistrato, presidente della quarta sezione del TAR Milano, TAR Lombardia. Grazie per essere qua con noi, per la sua presenza e il suo intervento. Ringrazio l'avvocato Luigi Stefano Solvino, presidente dell'ARPAC, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nonché avvocato, docente universitario, e ringrazio di cuore il nostro direttore, il mio direttore, il vostro direttore, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Campania. Per intenderci, ragazzi, chi comanda, chi gestisce, ed è meglio, chi, ecco, il nostro riferimento per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione e del Merito nel territorio campano è il nostro direttore Ettore Acerra. Quindi io sono davvero lieta ed onorata per la presenza del direttore, del dottore Sorvino, del dottore Nunziata. Grazie. Grazie mille, io farei un applauso ai nostri. Ora io volevo ringraziare anche tutti i presenti, Antonio D'Ascoli, giornalista che modererà l'incontro, tutti i membri dell'ARPAC che sono qui presenti, il preside Montanaro, molto caro a questa scuola, a cui dobbiamo tanto, il commissario Sirignano, so che ci raggiungeranno anche membri del comune di Nola, dovrebbe raggiungere il vice sindaco e la giornalista Carmen Fusco. Quindi ringrazio tutti i presenti e un ringraziamento di cuore a quelli della mia comunità. Bene, allora io voglio dare il là, visto che siamo una scuola ad indirizzo musicale e ci vantiamo di questo, perché lo siamo da tanto, lo siamo dalla sperimentazione, quindi voglio dare il là a questo seminario. Partendo dal titolo, Campania Felix. Campania Felix, quindi latini, Plinio, una terra feconda, felice, fertile, una terra ricca, ricca proprio per il suo territorio, per il clima, per appunto la fertilità del suolo. Una terra quindi apprezzata, il granaio di Roma, no? Una terra che dava tanti bei frutti e apprezzata in tutto l'impero romano e non solo. Poi nel Medioevo la Campania Felix diventa terra laboris, diventa terra di lavoro e quindi ancora un'accezione negativa, scusatemi, positiva, ancora un'accezione positiva il lavoro come produttività. E infatti sulla cartina che abbiamo riportato nel manifesto c'è scritto terra laboris, olim, Campania Felix, quindi terra di lavoro una volta Campania Felix. Quindi un'accezione positiva ancora per la nostra terra, una terra produttiva. Ma poi negli anni 2000 questa terra diventa terra dei fuochi e quindi ecco l'accezione negativa, la terra dei luoghi, dei roghi, della terra devastata, avvelenata, distrutta.
agli onori della cronaca, ma insomma per fatti negativi, non più per la sua bellezza e rigogliosità. Bene, questa terra necessita a questo punto di essere tutelata, perché ha bisogno di tutela, e da qui la nascita delle armi, no? Delle agenzie su tutto il territorio per la tutela, ma anche poi l'ambiente che si lega alla legalità e quindi al contrasto dell'illegalità, ai reati ambientali. E quindi il cuore di questo seminario, l'ambiente, la tutela, la legalità relativa all'ambiente. E io voglio concludere con una considerazione. Io mi auguro che questa terra, da essere terra dei fuochi, sia e possa essere quella terra mia di cui parla Pino Daniele, no? La terra nostra, e quindi essendo nostra, essendo mia, la devo preservare e proteggere. E come diceva Pino Daniele, non è vero, non è sempre stessa, ogni giorno può cambiare. E noi dobbiamo credere in questo, ogni giorno può cambiare, sempre tornando, diciamo, al nostro amore per la musica. E infine, per daremo proprio un inizio musicale a questo convegno, abbiamo scelto una canzone di Michael Jackson, Earth Song, la canzone della terra. È una denuncia. E quindi io vi ringrazio ancora, vi saluto e vi ringrazio per essere qui, vi auguro buon ascolto, e quindi diamo la parola ai nostri coristi, che ringraziamo la professoressa Vaccaro, la direttrice del coro, il professore Felice Nappi, il maestro Sorrentino e i nostri splendidi ragazzi. Grazie a voi.